capitale d'Europa, Bruxelles è anche una capitale di lobbisti. Si pensa che ci siano tra le 15.000 e le 20.000 persone che lavorino per rappresentare gli interessi di industrie, regioni o ONG. Per introdurre più trasparenza in relazioni spesso ambigue con le istituzioni, sono state approvate nuove regole di condotta per gli eurodeputati. Si tratta di una prima proposta che segue uno scandalo di corruzione. 3 eurodeputati sono stati accusati di aver intascato pesanti tangenti per far passare qualche emendamento. Il nuovo codice vuole allontanare potenziali rischi di conflitto di interessi. I deputati potranno mantenere una seconda attività, ma dovranno dichiarare quanto ne guadagnano. Non vogliamo vietare le attività secondarie, ma dovranno diventare più trasparenti. E se c'è un conflitto di interessi, i deputati dovranno allontanarsi spontaneamente da una particolare attività parlamentare. È un passo avanti, ma non è sufficiente per le organizzazioni che si battono per una politica più etica. Secondo le ricerche di Corporate Europe Observatory, un deputato su 7 è potenzialmente esposto ad un conflitto di interessi. C'è il deputato tedesco Herbert Reul, presidente della Commissione Energia, e anche nel consiglio di amministrazione di una società di energia in Germania. E poi potrei citarvi l'ex vice primo ministro belga Jean-Luc Dehaene, che è presidente del consiglio di amministrazione della banca Dexia. Il nuovo codice di condotta dovrebbe entrare in vigore a gennaio. L'obiettivo è allontanare ogni tipo di scandalo di malversazione. Dan Dover, ex eurodeputato per i Tories, deve rimborsare circa 400.000 euro. Aveva assunto sua moglie e sua figlia come consulenti.